tempo si sviluppa il tempo del salone degli specchi, e questo periodo del salone degli specchi prenderà sempre più, diciamo, forza all'interno di questo ciclo del cambio, e a partire dal 2013, quindi dopo il 2012, si intensificherà enormemente. Quindi è questo il tempo nel quale noi possiamo scegliere. Un breve focus sull'aspetto generale della profezia Maya. Allora, vedete, questa orbita è praticamente un'orbita che il nostro sistema solare compie secondo i Maya intorno alla stella delle Pleiadi, la stella Alcione esattamente, e ci impiega 25.625 anni. Questo tempo i Maya l'hanno diviso in 5 parti, tale come noi suddividiamo la giornata normale, quindi alba, mezzogiorno, mattina, mezzogiorno, pomeriggio, sera, notte, notte con alba. In questi periodi, che sono suddivisi in 5 parti, praticamente ogni 5.125 anni, dicono i Maya, parte un segnale energetico dal centro galattico che resetta i sistemi. Quindi ogni 5.125 anni avviene un riequilibrio generale di tutto quello che è il corpo galattico. Per cui in questo momento noi ci troviamo qui, siamo poco prima del nuovo cambio, quindi del nuovo reset che rimetterà in equilibrio tutti i sistemi. Per questo è importante questa data, quindi c'è una forzatura, quasi una spinta esterna proveniente dal cosmo che spinge tutto il sistema all'equilibrio. Quindi siamo investiti da queste forti energie che, lo ripeto, per i Maya sono non solo energie astronomiche e cosmiche, ma sono anche energie spirituali. Quindi questa spinta all'equilibrio si manifesta perciò sia sul piano geologico, climatico, eccetera, eccetera, ma anche sul piano spirituale umano, quindi verrà coinvolto non solo il sistema Terra in quanto pianeta, ma anche il sistema umano in quanto società, in quanto persone, noi esseri umani che abbiamo uno spirito individuale. Quindi questo è il valore profondo della profezia Maya, per marcare subito l'importanza del numero 20 che era legato appunto al tempo della scelta. Ho detto che il simbolo rappresenta unione tra cielo e terra, è un simbolo antico che ritroviamo nelle nostre vecchie culture, in questa foto infatti lo vediamo grafito su di una roccia. È un simbolo solare, quindi il cerchietto piccolo rappresenta la terra e il cerchietto grande, come possiamo vedere qui, rappresenta il sole. Quindi comunicazione, inizia la comunicazione. Tra l'altro, ripeto, quell'anno ne comparvero molti, varie figure comparvero con il simbolo di unione tra cielo e terra, e soprattutto questo cerchio del grano fece un enorme scalpore, e il famoso gruppo rock lo utilizzò, vedete, come copertina, lo utilizzò nella copertina di un loro disco. All'epoca c'era ancora il vinile, quindi di un loro venivano chiamati long play. Per cui nei cerchi del grano, a partire dall'anno 1990, con questo cerchio del 23 maggio, abbiamo il cambio definitivo del fenomeno che si manifesta come fenomeno comunicativo. Questo è un cerchio del grano che è comparso quest'anno, il 22 luglio del 2011, quindi da quella data fino a oggi i cerchi del grano ci hanno stupito con queste meravigliose formazioni, dense di simboli spirituali, scientifici, astronomici e così via. E a partire soprattutto dall'anno 2004, tutti gli anni sono comparse delle figure a tema Maya, come vediamo qui, figure che sono un continuo richiamo all'importanza di questi 20 anni e all'importanza della profezia Maya relativa al grande cambio. Tra l'altro in questi anni anche l'Italia, che negli anni 90 assolutamente il fenomeno non era presente, vedete oggi. Questo è un cerchio nel grano del 20 giugno del 2011, comparso vicino a Poerino, in provincia di Torino. L'Italia oggi si colloca al secondo posto per importanza in quanto a numero, bellezza e complessità delle figure. Infatti vedete benissimo che questa figura, dove tra l'altro compaiono dei numeri di matematica binaria, è bella, complessa e grande. Vedete un pullman qui, le automobili, esattamente come lo sono le figure inglesi. Quindi in questi anni il
fenomeno che portando anche verso l'Italia, assumendo anche qui da noi un'importanza rilevante. Per cui mettiamo, diciamo, nel nostro canestro questo primo dato, alle soglie dell'ultimo caduto, il fenomeno dei cerchi nel grano diventa il meraviglioso fenomeno comunicativo che tante persone nel mondo apprezzano e studiano, anche se purtroppo attraverso i media viene generata tutt'oggi grandissima confusione. Popoli che non avevano ancora mai incontrato l'uomo bianco sapevano già
conoscevano questa razza e curiosamente questa razza era di razza bianca con la barba. Tra l'altro fu il fatto che permise agli spagnoli di conquistare questi grandi imperi dove avevano grandi eserciti estremamente agguerriti, però presentandosi questi uomini bianchi con la barba, gli aztechi, gli incas rimangono sconcertati e pensavano che fosse il ritorno della loro divinità.